Allora, ti dirò cose qui da box, sono la nuova tasca di Crew, Caligoglionez. Allora, oggi voglio provare veicoli stock SLS, no, voglio provare una robina bastarda. Tipo una cosa a caso, che cazzo ne so. Una roba che c'è anche kit pista. Il Chevrolet Silverado. Chevrolet Silverado. Vediamo un po'. Vediamo se lo troviamo. Chevrolet. Chevrolet Silverado, signori miei. Allora, Silverado, come potete vedere, è un classico pick-up americano. Cilindrate 3, 2, 1, via. Via adesso. Madre di Dio. Fermi. Siamo fermi. 100 all'ora. Mostro. Mostro. Quanto fa di velocità massima sta roba qua? 4 marce ovviamente, scaricherà i 160 all'ora. Cioè stiamo parlando di 160 all'ora. Anche la Panda li fa i 160 all'ora. Attenzione! Non li fa mica. Pinza. Ok, abbiamo provato, abbiamo visto che fa cagare. Kit pista, signori, pista Chevrolet Silverado, questo per un mostro, Kit pista, sta roba qua. Kit pista, questa roba qua fa paura. Sta roba qua fa paura. Ah, gira basso di giri. 3, 2, 1, non ha il contachilometri, via. 100, boh. Bellissima, però, strumentazione così. Mi piace tantissimo. 300 all'ora, signori. Per questo era quando l'avevo potenziato secco, questo qua l'avevo potenziato veramente secco. 7 marce, 350 all'ora. Un mostro, un missile terraria. Senza nosse, eh. Che se adesso ci piaccia il nosse, 400 all'ora sono all'ordine del giorno, 409. Madonna, che roba. Madre di Dio. Io vorrei fare, sapete cosa? Una pista, però ce n'era una bellissima, tipo supersonica si chiamava. Mi sembra che fosse questa, sapete? Mi sembra che fosse questa. Non sono convintissimo, eh. Non sono convintissimo. Facciamo gioca singolo. Questa secondo me sarà una bella gara, signore. Spero che questi test drive vi piacciono ancora dopo tanti anni, perché sono veramente tanti tanti anni che li facciamo da sempre. A breve arriverà appunto Need for Speed Payback. Prima ancora vorrei provare a fare Project Car, che mi farebbe molto piacere farvelo. E basta. Per adesso basta. Poi farò anche L'ombra di Mordor, il 2, quindi L'ombra della guerra. Ah, supersonica, bello questo. Questa è molto bella, però non è questa la gara che volevo fare io. Non è questa la gara che volevo fare io. Blocca tutto, blocca tutto. Volevo fare un'altra gara, io annulla. Volevo fare un'altra gara io, che adesso non mi ricordo come si chiama. Ma zero, non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo neanche a dove passava. Esercitazione, probabilmente. Probabilmente è esercitazione. Sapete che qua non puoi bocciare in giro, non puoi sbattere in giro perché sennò perdi vita. Difficoltà normale, raggiungere il deserto del Mojave. Del Mojave. Infatti si anda soli. È una strada molto scorrevole, che dato che è una macchina kit pista, fatta appunto per andare forte sul lungo. Vediamo un po' come se la caverà. Questa è la pista adatta. 0 a 100 praticamente pari a un missile della NASA. 21 km. Ok. Madonna, madonna, qualche problemino con lag, signori. Lag, col calo di frame quel lag. Ok, si è stabilizzato, perfetto. 350 all'ora fissi. Qua frena. Sono mica più. Quanta vita, signori.
No, devo dire frenata buona, non eccellente. Tenute di strada molto molto, sono abituato a Forza Horizon, per quello non riesco molto bene. Adesso ci ho riperso la mano. Vedete, io sono abituato con Forza Horizon che faccio così e la butto di traverso. Qua non c'è il traverso. Questo è più simulativo, diciamo, più o meno. Come guida, più o meno all'incirca. Forse più simulativo Forza Horizon. Non proprio. Ma chi ci arriverà mai a destinazione? Bravo uomo! Butto giù la terza. Marce lunghe. Devo riprenderci la mano assolutamente. Voi sapete già, vero che non la finirò mai questa gara qua. Ok. Io farò il possibile. Farò il possibile per finire questa gara qua, signori. Buona la tenuta di strada. Sì, molto molto buona. Un po' di mal di gola oggi con questo Dabox. Quanto da me ieri si sono toccati i 12 gradi di sera. E io ero fuori per il giro. Soprattutto scrivetemi su Instagram. Scrivetemi, non seguitemi, scrivetemi. Seguitemi su Instagram. Che stiamo crescendo a dismisura. Attenzione. Attenzione. 12 km, amici miei. Qua a fuoco. Qua a fuoco. A fuoco. 11. Signore, 11. Ci siamo, 10. La prima parte molto veloce, molto molto divertente quando si va davvero davvero. Oh, Madonna! Davvero davvero forte, sensibilissima al sterzo. Il vostro Dabox è ritornato, signore, un piccolo attacco di tosse. No problem. Un po' d'acqua passa al mondo. Attenzione. 8 km 10. 7 km 8. Stiamo andando bene. Bene forte. Abbiamo metà vita. Male, malissimo. Alcune volte riesce a farla anche senza sbattere una volta. Almeno ai tempi d'oro. Oggi un Dabox malato, allergico, accaldato. Disastro. Aria molto secca. Quindi mi prude un po' la gola. Opla! Bella questa curva qua. Bellissima. È un disastro. Questo è un disastro. Vabbè. Tornanti. Potevo prendere molto più veloci di così, ma non me la sono sentita di rischiarmela. Vai, vai, vai. Vai! Sta andando bene. Sta andando bene. Assolutamente. Frena per l'amor di Dio. Ok. Voilà. Voilà. Pinza. Opla. Ok. Ok. Voilà. L'ho toccata malapena, mister. 1,9 km, ci guadagnano 8.800 bugs. Bucks. Ottima curva, ottima. Tende a partire un po' di culo, dato il fatto che la trazione posteriore dà una grande grande potenza. E soprattutto, come potete vedere, è una macchina che. Come potete vedere, è una macchina che ha tantissima coppia. Infatti gira molto basso di giri. Non possiamo rischiarcelo. Manca 400 metri. Cosa può andare storto? E bam! Signori! Peace. Abbiamo vinto anche questa. Questa sarà la gara definitiva per le macchine kit pista. Io vi saluto e vi ringrazio. Vediamo cosa ci avete dato. Quanto? Dammi un 60, ti prego. 46, è una merdata. Ci vediamo al prossimo video. Tutti a tappo!